massima affluenza al pontile di Ostia per gli Stadium Concerto. Il tempo ci ha dato una piccola tregua, stasera è una bella serata per i cittadini del 10° municipio, per i cittadini di Roma, per tutti quelli che sono venuti a vedere gli stadio. Con tanti sacrifici, con molta determinazione abbiamo messo un cartellone discreto che chiaramente andrà migliorato anno dopo anno. Quest'anno paghiamo un po' l'avviamento della prima stagione di Ostia Mon Amour, ma quest'altro anno faremo le cose in modo migliore, perché come dico sempre questo territorio va cambiato, questo lungomare va cambiato, perché dobbiamo renderlo appetibile per tutti, per i turisti, e facendo queste piccole manifestazioni, che poi di piccolo c'è poco, perché le grandi trasformazioni urbane iniziano dalle piccole cose. Questa è una piccola cosa che può lasciare il segno, può lasciare traccia, perché siamo una classe politica che vuole cambiare le sorti di questo territorio. Questa sera i residenti sembrano più che contenti, insomma, la piazza è strapiena di persone. Sì, sono contenti, io sarei molto più contento anche se le categorie, chi rappresenta l'imprenditoria su questo territorio, si rendesse conto che così come vanno le cose bisogna un po' pianificare il futuro, e io lo vorrei pianificare insieme a loro, se si rendono disponibili al dialogo, disponibili a cambiare realmente le cose e non a fare chiacchiere, io sono veramente l'uomo più felice del mondo. È uno dei miei gruppi preferiti italiani, siamo venuti apposta da Roma per assistere all'evento, soprattutto per portare lei perché è patita e quindi siamo qui apposta. Questa sera gli stadio qui ad Ostia, siete contenti, siete venuti apposta? Sì, siamo venuti apposta. Sì, sì. Li segue da sempre? Almeno gli ultimi 4 concerti li abbiamo visti sempre. Contenti sì, perché io li adoro, quindi... Lei quindi è proprio un fan? Sì. Allora lei ci saprà dire finalmente una persona qual è la sua canzone preferita degli stadio. Sorprendimi. Tu ti sorprendi. Sì, è la più bella in assoluto. Sì, è un bel evento, siamo contenti, speriamo sia una bella serata. Speriamo di vederli dal vivo il più vicino possibile. Buona iniziativa, diciamo, almeno si fa qualcosa per Ostia. Senta, ma gli stadio proprio le piacciono oppure... Sì, mi piace, una musica va bene per tutti, sia per grandi che per bambini. A noi sono sempre piaciuti, nella nostra epoca, quindi insomma. Abbiamo mangiato una pizza e adesso, dopo il gelato, ci sentiremo e gusteremo gli stadio. Ho scoperto per caso su internet, ho chiamato un po' di amici e poi siamo venuti qua. È bellissimo, ritorniamo indietro nel tempo, almeno noi. Sì. Molto contenta, sì. Per caso l'ho letto su Facebook, un link sugli stadio, infatti come l'ho letto l'ho messo subito, ho sparso la voce che venivano gli stadio. Gli stadio, diciamo che è sempre stato un complesso che io ho sempre apprezzato, molto bravi, e erano i musicisti del grande Lucio Dalla, hanno fatto la sigla di Lunedì Film, che poi sta sull'album, sì, sull'album 1983 di Lucio Dalla, sono veramente, accompagnavano Ron nei suoi concerti, sono stati, è tuttora un gran complesso, anche al grande Gaetano Curreri. È informatissimo sugli stadio. Sì. Avrà una canzone preferita? E siamo tutti elefanti inventati. Una canzone quindi diversa, perché molti hanno detto Sorprendimi. Sì, è una delle meno note, ma molto, una delle più belle. L'ultima volta che ho visto gli stadio era nell'89. Canzone preferita? Sorprendimi, non so, tutta la serie, prevalentemente tutte le vecchie degli stadio. Abbiamo portato tutti i nostri amici che volevano venire, anche lei che si è messa seduta. In dolce attesa. In dolce attesa, quindi aspettiamo soprattutto anche che arrivi più gente, insomma. Venite da Roma, siete di Ostia? No, abbiamo qua dietro. La comodità di avere finalmente un bel concerto sotto casa? Molto comodo, assolutamente. Non so se loro sono d'accordo, chi abita qua di fronte, però insomma
è comodo, poi finalmente il lungomare è vivo, insomma, si può vivere, ecco, non è solo un'autostrada. E io sono d'accordo, sono favorevole alla pedonalizzazione, così sinceramente si, come ha detto lui, si riavviva il lungomare, si vive un po' questa città, che a mio modesto parere non è seconda alle varie Rimini, le varie località più famose in Italia, balneari. Problema certo che qualsiasi cosa si faccia a Ostia crea polemica, quindi questo discorso è il problema dei commercianti, poi in questi casi non ci sono né vincitori né vinti, cioè sempre la verità sta nel mezzo. Gli stadio sono un bel colpo, ho letto se non sbaglio che settimana prossima dovrebbe venire forse Cristina D'Avena, è più divertente, però no, vabbè, sicuramente per ravvivare un po' le generazioni. No, sono belli questi eventi, come sono belle le mostre, come è bello il teatro, cioè voglio dire, se si sblocca qualche fondo, cioè Roma deve pensare al comune di Roma, che Ostia è il fiore all'occhiello del litorale, il fiore all'occhiello del comune, poi in realtà, perché al di là della Roma storica c'è il litorale, quindi noi siamo contenti da ostiensi. È stato solamente uno dei grandi concerti che rientrano all'interno della ricca programmazione di Ostia Mon Amour. Tra i prossimi big anche Cristina D'Avena. Da Ostia per Canale 10, Francesca Del Mastro.